Un motore che unisca le doti del diesel con quelle del benzina. Il sogno di tutti i progettisti. Molti ci hanno creduto in passato, ma non sono riusciti a metterlo a punto. La Mazda ha continuato a lavorarci e adesso è vicino al risultato. Lo Skyactiv X, questo è il nome di questo propulsore, non è ancora pronto, lo sarà tra un paio d'anni, ma nel frattempo ci ha dato la possibilità di provarlo su un prototipo, questo, e vediamo adesso come va. In pratica questo motore unisce i due mondi, diesel e benzina, perché cambia di volta in volta il modo di accendere la benzina. Nella maggior parte del campo di funzionamento lo fa come un diesel, quindi comprimendo la carica di miscela aria-benzina, che nella fattispecie è molto magra. Agli alti carichi, quindi si va ai massimi regimi con tutto acceleratore, continua a funzionare in modo tradizionale con la scintilla. Rispetto ai tentativi fatti in passato, i tecnici della Mazda hanno fatto qualcosa di diverso. La piccola carica di benzina, di miscela ricca, vicino alla candela, accesa dalla candela, si espande ed espandendosi comprime tutta la carica di miscela magra, che quindi viene accesa per questo motivo. Il motore funziona in modo diverso appunto da quei tentativi fatti in passato dalle altre case. Un po' di anni fa c'era stato per esempio la Mercedes che aveva provato quello che avevano definito diesotto, ovvero appunto una sintesi tra il diesel e il benzina. Il motore sembra promettere bene. Secondo i tecnici della Mazda, il funzionamento in condizioni di miglior rendimento, quindi con l'accensione per compressione, è molto esteso rispetto ai tentativi precedenti degli altri costruttori, in cui questa parte di funzionamento era molto limitata e quindi di fatto inutile. Qui la cosa è molto più estesa, lo si vede anche guidando in questi giri che abbiamo fatto di prova con i tecnici della Mazda, tramite un piccolo schermo con dei riquadri verdi, con un solo riquadro verde il motore sta funzionando in condizioni tradizionali. Con due riquadri il motore funziona per accensione per compressione, quindi con un miglior rendimento in questo funzionamento, diciamo così, alla diesel. Con tre riquadri verdi il motore funziona sostanzialmente nelle condizioni sempre per accensione per compressione di miglior rendimento. Girando qui attorno al centro tecnico della Mazda vicino a Francoforte abbiamo visto che i tre riquadri accesi tutti verdi è abbastanza difficile, ma i due riquadri verdi, quindi funzionamento per compressione, sono piuttosto frequenti e anche in autostrada fino alla velocità di circa 140-150 km all'ora riesce a funzionare in queste condizioni. Ora si è ancora di fronte a un prototipo, un motore che deve ancora svilupparsi, e l'altro aspetto fondamentale, difficile, critico di questi propulsori, anche in passato, soprattutto in passato, è la transizione tra i due tipi di funzionamento e la stabilità anche di funzionamento nella condizione di funzionamento per compressione, perché appunto non essendo controllata facilmente dalla scintilla come nel modo tradizionale di funzionare, la combustione è leggermente regolare, tant'è vero che lo si nota viaggiando a queste andature molto tranquille, la vettura ancora ogni tanto qualche piccola incertezza che denota proprio una non perfetta stabilità della combustione per compressione. Nel caso invece di funzionamento ad alto regime, diciamo a tutto gas, la regolarità è eccellente, anche perché in tali condizioni questo motore funziona in modo tradizionale, quindi con l'iniezione diretta e la candela che gestisce completamente la combustione. Comunque è ancora presto per parlare di produzione di questo motore, lo sviluppo è ancora in corso, ci sarà ancora del tempo. Con questo motore da solo la Mazda ritiene che abbia una efficienza superiore del 30% rispetto a quello dei suoi motori benzina attuali e quindi un notevole passo avanti anche in condizioni di guida reali, non solo quindi sul ciclo di omologazione vecchio nuovo che dir si voglia. Per aumentare ulteriormente questo effetto è già previsto che in un futuro verrà integrato con una ibridizzazione sempre maggiore. Insomma, che dire, complimenti alla Mazda che crede in una tecnologia e si è concentrata su una tecnologia che gli altri non seguono, come peraltro è stile della Mazda, è tipico della Mazda,
vedremo quando sarà disponibile il motore, la vettura e tutto, per provarlo a fondo, ma di questo ne parleremo tra un po' di tempo.